Aspetta, ragazzi. Sto provando qua la camera dietro del telefono, non so, mi sento meglio quando uso quella davanti. E vedi che si riesce a vedere cosa qua, il muretto. Dai, faccio video così, mi spiace se c'è il muretto qua, non vorrei far vedere, ma farò così. Bene, ragazze, prima di tutto non vi spaventate con questa cosa qua, che io stavo provando dei trucchi, queste cose. Volevo fare una cosina che ho visto in un tutorial, queste cose, farò, uscirà bene, così ci provo a caso. Ho cominciato a fare, cagato qua, ho cominciato a sistemare, ho cagato, cagato, è diventato così, sembra. Quando mi sono guardata nel specchio, ho detto, ma che è successo? Sono in videoclip della Katy Perry, praticamente. Meno male che non devo uscire di casa. E poi mi sono ricordata che dovevo fare questo video perché domani mattina devo mettere questo video, quindi è uscita questa cosa meravigliosa qua davanti a voi. Così da vicino sembra brutto, ma da lontano sembra che è da vicino. Ah, adesso piangerò e sporcherò tutto, peggiorerà ancora. Bene, ragazzi, questo video oggi che io farò a voi sarebbe un video che parlerò un po' di tentazione. Aspetta un attimo che vedo una cosa. Ah no, vedevo una cosa nera qua, ma è un cosino qua che non so cos'è, che chi lo sa. Quindi, delle sensazioni, dei ricordi, come posso dire? Bene, la cosa che non lo so, che farà capire ancora di più a voi, sai quando tu stai camminando per strada e passa una persona con un profumo che quando lei passa tu chiudi gli occhi e ti riporta a un altro posto, a un posto della tua infanzia, tu dici, ah, quell'odore mi ricorda i miei giorni di infanzia. Io mi ricordo che una volta sono entrata nel Puma e è passato un ragazzo, un signore in realtà, che c'era un profumo che non mi ricordo che profumo era quello, ma mi ricordo che la mia nonna usava quel profumo, che c'era quell'odore, non so, di talco, sai, quella cosa antiche che non mi fanno più, quell'odore, non so, non era talco, era una cosa che non ho più sentito. E mi ha riportato ai miei 3 anni, 4 anni di età, sai, quella epoca lì che mi ricordavo piccolissima. Quelle cose che ti riportano. Questo video, questo mio piacere che ho scoperto adesso per i profumi, io ho scoperto per colpa di una ragazza che si chiama Daniella, e che praticamente, lei c'è un canale qua nel YouTube, sto facendo questo video in collaborazione, diciamo, con lei. Quindi praticamente lei guardava il mio canale, mi scriveva sempre, questo tanto tempo fa, io era di più per la crescita dei capelli, tutto, quei video che ho per la crescita dei capelli, queste cose. Praticamente io sono andata a guardare il canale di lei, no? Il canale, e lei non si metteva i Già da un po' che non li metteva i video, li metteva, non so bene, non mi ricordo. No, non li stava mettendo. Poi lei è ritornata, si è ritornata a fare dei video, delle cose. Io la dicevo, stai vedendo la rifare, mi piace tanto i tuoi video, tutto. Però all'inizio dei canali lei faceva più cose, di trucco, queste cose. Poi quando lei è ritornata, già con quella passione per i profumi, e lei ha cominciato a parlare di profumi, di quelle cose, di tutte quelle cose. E lei conosce tutto bene, riesce a capire cosa è questo, cosa è quell'altro. Io non riesco a capire, io riesco a sapere che mi piace e che non mi piace. Dopo quello lì ho cominciato a pensare, a guardare altri video in portoghese per capire meglio, di persone che parlano, che fanno review di profumi, che parlano. E mi è venuto quella voglia, e lì in quel review ho cominciato a vedere dei profumi che io sentivo in infanzia, perché io ho sempre avuto un sacco di profumi a casa, ma in realtà fino adesso non ho trovato ancora il mio odore da adulto. Io ce l'ho ancora il profumo
Mi è finita un mese fa il profumo che ho usato da adolescenti e che praticamente c'è un altro profumino che usavo da bambina adolescenti perché quello lì è uscito di linea e mi hanno detto che ci sono due odori che sono simili, che è uno della Avon che non c'è qua in Italia, un altro della Giovanna Baby che non c'è qua in Italia pure. Quindi quando tornerò in Brasile li ricomprerò, però ci sono quelli con odore simile ma non è uguale, che mi ha ingannato la venditora lì. Mi ha ingannato, non è uguale, perché io c'ero ancora un pochettino a casa. E nel senso, ho provato e ho visto che non era. Quindi ragazze, una persona che era innamorata e che gli piaceva tanto il profumo era la mia mamma. La mia mamma praticamente per me, io mi ricordo da bambina che io la guardavo come una dea, sai, una dea, una cosa d'altro mondo, perché la mia mamma noi abitavamo in una città piccolissima nei Brasili, guarda che non c'era energia elettrica praticamente in quasi tutte le case. Noi, nostra casa è stata la prima TV della via, capito? C'erano le persone andavano a finestra a guardare così, quindi era una non si chiama villa, no, quello non è una casa, villa per noi è un paesino piccolissimo, piccolo. Piccoli. E quindi ragazze, quello lì praticamente io, la mia mamma aveva tanti profumi importati, non importati, brasiliani su tutto, e io mi ricordavo quando lei arrivava il profumo di lei, come lei era elegante. A volte io guardavo lei, sembrava, sai, sai quando tu vedi un idolo, un cantante che tu pensi, quello lì non fa la cacca, quella era la mia mamma per me. Lei per me non era come le mamme delle mie amiche che erano sempre tutte struccate, tutta la mia mamma usava sempre il parco, era sempre truccata, era sempre perfetta, con quei capelli biondi, sempre perfetta. E praticamente lei mi riportava quella cosa di persona perfetta, di perfezione, e lei sempre ha avuto un sacco di profumi, tutto, e io ho cominciato a prendere le cose per ricordare di lei. Io ho questi profumi che ho adesso qua, che mi fanno dei ricordi, che io li farò vedere a voi, sono profumi brasiliani, perché io ho voluto prendere uno che non è brasiliano, perché io per adesso ho voluto prendere, come stavo venendo in Brasile per l'Italia, volevo prendere dei profumi e non potevo portare un milione di cose. Dei profumi che ci sono lì. Però io penso di comprare altri che le piacevano alla mia mamma, per a volte spruzzare, a volte sentire quell'odore, quella cosa, quel ricordo della infanzia, di felicità. Sai quando tu spruzzi una cosa e dici l'odore di felicità. Pure quando sai pulire la casa, in Brasile a volte pulivamo la casa e mettevamo un profumo di alfazema, che quello lì è un odore di casa pulita, di infanzia, di urli, di giochi, di tutto. E è così. Adesso vi farò vedere dei profumi che mi ricordano dei momenti della mia vita. Uno di questi profumi è questo qua, che è uno è brasiliano, ovviamente, come vi ho detto, che è uno della Boticário. Taci, tutte le adolescenti brasiliani hanno usato dopo che è uscito dall'adolescenza, 12 anni, così. Questo profumo, adesso loro non hanno una fissazione tanto buona. Qua dice che è una colonia, una deocolonia, praticamente, però diciamo loro hanno cambiato il vetro era più bello prima, era più o meno così, ma era più fosco, no? E praticamente questo profumino, la mia sorella, mi ricorda la mia sorella, praticamente lo usava, lo indossava sempre, perché la mia mamma comprava uno per lei. Questo qua era quello per andare a scuola, quello di tutti i giorni. E praticamente, come la mia mamma lavorava un sacco, viveva per noi, noi eravamo delle poche che potevamo comprare profumi della Boticário. Perché anche se è brasiliano, questo qua per i brasiliani normali loro usavano Avon. Che per i brasiliani Avon è una cosa che costa pochissimo. Quindi usare questo qua della Boticário voleva dire che tu c'era un po' di
diciamo, di condizioni per comprare. La mia mamma non è che c'era, insomma, lei lavorava tantissimo, non stava mai a casa, quindi lei si voleva togliere questi sbizi, come si dice? Invento le parole? Sì, sicuramente. Quindi lei si voleva, sai, dice, ah, ma io lavoro tanto, voglio mangiare quel che voglio, voglio comprare quel che voglio, comprare cioccolato. Per noi, che in quei tempi lì per loro era una cosa, ah, compri cioccolato, per esempio, cioccolato costa caro. Puoi vedere com'era il Brasile negli anni 90. Quindi lei usava questo qua, che era praticamente tutte volevano il profumino della Boticaria. Questo era quello della mia sorella, era il profumo di lei. Spero che quando lei venga qua devo nascondere, perché profumo, se no lei mi imparerà a rubare. Adora rubare le cose. Quello che era, quello che usava sempre la mia mamma, di usare, sai, vado lì, lo uso, è questo qua, della stessa marca, perché c'erano due, tre, c'era un altro che io non ricordo qual era, non mi ricordo, ma ricordo che c'era un altro, però questo qua era quello che gli piaceva di più. Che io non sto parlando tanto della fragranza, queste cose, niente. Dai, do una guardatina qua per dire più o meno. Questo sarebbe una lavanda aromatica. Com'è in italiano la... Boh. Spero che voi riusciate a capire. Questo è un floral bouquet. Ma quello che c'è scritto qua, si è, si non è, boh. Quindi fatti vedere, è praticamente uguale, cambia solo il cosino. E questo qua era della mia mamma. Oggi non c'è una fissazione come ho detto che c'era prima, che tu metteva di mattina, di pomeriggio contornava, c'era ancora l'odore, ma per ricordare, ragazzi, c'è l'odore. Quell'odore che ti lascia, l'odore di mamma, di conforto, di mamma di tutti i giorni, sai, quella mamma che cucina, quella mamma che va al mercato, anche sì, anche tutta truccata e sistemata e profumata. E c'è un altro, io in realtà non ho parlato nessuno dei miei, ma c'è un altro che in realtà io non ce l'ho quello grande di lui, io non ce l'ho quello grande, però provo a trovare qua, che è il Gabriel Sabatin. Ce l'ho solo questo piccolino che c'era nella casa della mia suocera. E quando l'ho visto, quasi piangevo, perché questo qua negli anni 90 era il profumo più voluto di tutte le brasiliane. Era carissimo perché era un prodotto importato. Oggi nessuno vuole, perché oggi non costa più tanto, oggi costa poco, e quindi la gente in Brasile vuole. Solo voi si costa, se è la merda e costa poco. Loro vogliono una merda che costa poco. Se è una bara di una cosa bellissima, non so, oro, però quello, se è oro, ma adesso l'oro non costa più tanto. Oggi l'oro costa 1 euro. Ah, non voglio, voglio la caca, perché la caca costa 5. Brasiliani sono così. Va a capire. Quindi questo qua è la mamma chic. Quando la mamma, mia mamma, sistemava per andare a festa o per andare, non so, a un posto più elegante, lei metteva questo profumino qua. Questo qua è la Mamma Dea, quella che non fa la cacca. Che non fa la cacca. E il profumo che mi ricorda più o meno quello primo profumo della mia infanzia, quello primo è questo qua, che si chiama Sophie, quello della mia infanzia che mi piaceva tantissimo, era un Moncherie. Loro hanno, qua, dicono loro che hanno riformulato e hanno fatto questo sulla Sophie, ma non è uguale, non è uguale. Penso che quello della Giovanna Baby sarà uguale. Quindi quando mi voglio un po' ricordare della infanzia, io prendo e mi spruzzo questo, che è quello che uso di più in realtà quasi tutti i giorni. Io ho pure comprato un altro, perché lo so che è quello che uso di più. Perché come sono profumo infantile, non mi fa venire voglia di vomitare. Loro hanno cambiato la confezione pure di questo, perché le bambine, dicono loro che le bambine volevano una cosa più, sai, da grandini, hanno messo questo qua, però non so, l'altra forse per me mi piaceva pure di più, boh. E c'è questo qua, questa meraviglia, che è lo stesso di quello lì, non lo so se
c'è una durata più grande. Questo qua praticamente mi deve spruzzare tutti i giorni, il mio ragazzo pure mi guarda, io metto, faccio la doccia di profumo con questo qua. E niente ragazzi, questi sono i profumi che mi portano i ricordi. Sono altri pure che costano, sai, questo qua costerà 1 euro. Questo qua sono i profumi dei nonni. Io li ho voluto perché questi profumi hanno una storia che poche persone in Brasile lo sanno. Che uno di questi profumi, uno di questi due qua che adesso non mi ricordo, ha ispirato, ha fatto praticamente, è venuto prima del Chanel numero 5 e li ha praticamente, diciamo, ispirato, perché tutti i profumi in quel tempo lì sono venuti con quella cosa. E è un profumo della Avon. Io dico Avon perché in Brasile si dice Avon, io vado a dire come si dice in Brasile, degli anni 50, mi sa. Io non so se era negli anni 50 in realtà, io mi ricordo che quello che ho letto è venuto prima di quelle lì. Questo qua, ragazzi, è quello che le persone hanno davvero vergogna di guardare, perché è quello che costa niente. I brasiliani sono così, mi va a cadere la pelle quello lì. Un profumo che c'è più di 50 anni, ma tanto più di 50 anni, non è caduto dalla pelle di nessuno, ti va a cadere la tua adesso. E io li ho comprato perché, sai, mi ricorda infanzia, mi ricorda mais, mi ricorda festa. Sai, perché da noi le persone erano povere, quindi loro facevano il bagno con quei profumi lì, andavano alla chiesa, a guardare le feste della chiesa, infanzia, felicità, zucchero filato. E niente ragazze, questo è il video che ho fatto. Andate al canale della mia amica, io lo vado a mettere qua sotto per guardare pure il video di lei parlando di questo. Lei sicuramente parlerà una cosa più, sai, diciamo professionista che io sono parlata un po' più, cose più emozionali, non so cosa, sto guardando nello specchio, ho paura che ho grattato gli occhi qua. E ragazzi, questo video è per dire, sai, quando io dico una cosa a voi, se voi ti ricordate di un profumo che ti riporta a un momento felice della vita, lo compri, compra quel profumo lì, perché un giorno che tu sarai triste, che tu sarai, che tu pensi, ah, che la mia vita è questo, tu ti spruzzi quel profumo che ti riporterà quei giorni e ti lascerà meglio. Io ho provato a fare questo e funziona, funziona davvero. Un bacione. Guarda qua, a me non mi piacciono i profumi, i rossetti che matti, li odio. Un bacio a voi, spero che vi sia piaciuto questo video, mi sono un po' emozionata, diciamo, mi è piaciuto tanto farlo. Se vi è piaciuto questo tipo di video, non so, il mio canale, iscrivetevi qua, lasciate un commento di cosa avete pensato di questo e mettete mi piace. Un bacione, alla prossima!